per la gioia di grandi e piccini, puro sangue babbani, il sesto film di Harry Potter. Colui che non deve essere demonetizzato, l'ancora di salvezza di sto canale, che se... che se no non vedevo una lira, non si parla di soldi. Fino a momba avete fatto caga sotto, e questo è il peggio, e hanno tagliato tutto, e non si capisce un cazzo, e vedemo. Titoli di testa? Che so sempre peggio. Ho capito che va sempre peggio pure qua, però non lo so, il prossimo come sarà? Così? Il riassunto di Harry Potter, sei contento pure te? Taglio che... Basta con sti flash a ogni film! E basta molestare Harry! Ah no, inquadrature di Silente. Ed anellini particolarini. Ari titoli de testa. Abbassa! Palazzi, dove 46.927 piccioni vanno a sbatte al giorno. Ma che è, un pannellone solare? Tutti si girano, e che succede? Teschio nel cielo, marchio nero di colore. Oh, guarda, la nuvola a forma di teschio, che sbratta tutti i fumi dell'host. Niente, volano tutti, vabbè. Se fanno un giro per Londra, imboccano a diagonale, spaccano cose, nessuno gli dice un cazzo! Ma non c'è una guardia in sto cazzo de borgo! No! Ma come c'è la Gringotta là davanti, quelli non c'hanno le guardie private! Ma non ci voglio credere! Ok, hanno rapito Ollivander. Ma io mi immaginavo una missione un po' più pensata! No che arrivano via il vecchiaccio, ciao! Vabbè, ponti che fanno fine brut. Gli sta perché te fa capire che cominciano a fa bordello, perché Voldemort è tornato. Non gli frega manco più di nascondersi, anche se i babbani penseranno sia una fatalità. Incidenti strani, perché che ne sanno della magia? E mi sono appena ricordato una cosa. Do sta il discorso de Caramel col primo ministro babbano, do sta? Io stavo a parlare del film, do sta? Il primo capitolo! Ma che già devo sbroccare? Mini spieghino del Muricino che lo fa per te. Il primo capitolo del libro parla del ministro inglese, babbano, che stanno a succedere tutte cose in Inghilterra, no? E gli oppositori fanno come qua. Cioè dicono è colpa del governo! Ma che non è cosa a caso, ma che cazzo c'entro io? I ponti tra l'altro che erano stati controllati pochi mesi prima. No, come si fa? E puff, un quadruccio gli parla. Zan zan zan. Il ministro allora crepa del fatto, fine. No, ma come no? Regge botta, perché già sapeva. Mo te dico. Il quadro gli dice che Cornelius Caramel sta a parivà, perché il ministro, solo lui, manca la regina. Forse, non lo so. Ma sta no, però. Forse sì, cazzo, la regina sì. Sa che la magia esiste, perché i maghi lo informano, visto che è il capo babbano, mettiamola così. Ma se parlano poco, tipo appena letto, il ministro tanto contento. Yeah! Puffete! Boh, arriva Caramel, esiste la magia. Ciao bello, ciao. E lui così. Poi tipo al torneo tre maghi, ripuffete. Senti, portavo un po' di draghi in Inghilterra, va bene? Che cosa, i draghi esistono e li portate sotto la mia giurisdizione? Va bene, c'ha cose così. Sta botta però Caramel si ferma a parlare con lui e gli spiega tutti i film precedenti. E che Voldemort? Sì, sì. E il ministro babbano, sapendo tutte ste cose, gli arriva pure a dire: mi dispiace per te. A me non puoi i coglioni, ma te sta messo peggio. Altro primo ministro. Ma che cosa? Eh sì, tu sei l'altro, se permetti. No, dico, ma che cosa ministro? Da mo che m'hanno cacciato. E introduce Rufus Scrigmore. Come cazzo si pronuncia, te lo giuro non lo so. Scrigmore io lo chiamo. Il nuovo primo ministro. Quindi il quadruccio che ha introdotto Caramel, che ha introdotto il ministro, che ha ospite un marco pro. E gli dice: risolviamo tutto, ok? Ok, ciao. Aspetta. E qui il primo ministro gli dice una frase che mi è rimasta qua nel cervello proprio. Primo perché è bella, secondo perché quanto può essere coglione questo il ministro, che gli dice: ma com'è possibile che ancora non abbiate risolto sta cosa? Voi fate le magie! E Rufus? Il problema è che pure l'altri fanno le magie. Che è la stessa cosa che pensavo io prima di leggere la frase. Ma che cazzo dici, Vini? Ma che... Riconquistiamo la Dalmazia, dai, con i nostri soldati. Ma pure loro c'hanno i soldati. Cioè, vabbè. Fine, mini spieghino. Andiamo avanti. Harry Arbaretto. Bar Harry. Che cazzo succede in questo film? Vabbè, leggi il giornale. La Gazzetta del Profeta. Si avvicina la sorella segreta di Rihanna, che gli chiede: chi è Harry Potter? Un fessacchione.
Fessacchione. C'ho il cringe sulla spalla che mi bussa sulla capoccia e mi fa: oh, fessacchione, oh, ha detto fessacchione. Va bene, dai. Che strano giornale. E infatti, Harry, che cazzo fai? Per come la vedo io stanno frangendo le cazzo delle G-magiche, eh? Ma no! Ma che qua la foto si muove? Ah ah! Gabbio, fine! Ai baretti babbani a leggere la gazzetta del profeta, va. Cioè, primo c'è mai stato al baretto, mai! Questo se deve andare in giro, va in giro col mantello dell'invisibilità! Fisso! Se lo trovano, se lo cruciano! Secondo, signorina, ma lei chi è? Qualche sera fa avrei giurato di aver visto muoversi una foto. Oh, cioè, non l'avevo sentita la frase sua! Lo dice pure lei! Lo sanno pure loro che è un coglione! Pure gli sceneggiatori, vabbè, c'ha! Senti, ma... Sì! Posso avere un po' di zucchero? Alle 11! Col caffè! Allora in piazza! Regà! Tu mi tagli retroscena? Babbani col ministro? Che so belli da vedere, no? La realtà che collide con la fantasia! Ti fanno sapere che il ministro sa pure i babbani qualcosa? Tutta sta pagnotta! Per un quindicenne, questo c'ha 15 anni, 16 idee ancora fa, che si rimorchia i camerieri quindi più grandi? Questa pure è il boy toy, li portasci! Ma perché? Perché così empatizzi? Ma Harry non va al baretto a rimorchiarsi le squizie! A 20 anni affigliato, Harry! C'è la mentalità degli anni 30 su ste cose! Ma un po' tutti mai, eh! Figli subito a stecca! C'hanno pure ragione se devono ripopolare per conquistare i babbani, perché so pochi! Guarda dalla finestra! Io non lo so più che cazzo succede, capito? Io sto come voi, regà! Ha letto i libri, non vuoi in cazzo! Perché dall'inizio del film solo cazzate! Treno passa, non c'è nessuno! Treno ripassa, becca silente! Magia! Dai, Harry, te sei stupido, dai! Non far coso, dammi soddisfazione! Me ne vado, vaffanculo! Con dietro il cartellone di Vin Magic fanno i memini questi, anziché fai sceneggiature i memini. Ma scrivi una trama seria! Plot twist, scopriamo che a Harry piacciono i treni. Mi piace viaggiare sui treni. Ma non lo sapevo manch'io, guarda. Perché non ci viaggia proprio mai sui treni. Ma dove va sui treni? Questo sta nascosto. Mi sono ricordato una cosa brutta, parte 2. Silente dai Dursley. No, hanno tagliato. No, porca troia. Sto soffrendo. Vabbè, vediamo. Harry nota che la mano di Silente non sta messa proprio benissim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 o. Lo so, pare brutto. Ma non ti preoccupare. Il morbo grigio. Il che? Non vedo casa! E allora via l'altro braccio! Ma la tipina Filler lo sta aspettando! Sarebbe molto più facile se tu fossi gay come me, Harry. Ma se siccome ti piaceva uno hai aspettato anni a fermarlo, ha fatto un bordello clamoroso, falla finita! Ale hop! Attenzione, signori! La smaterializzazione! Si sono smaterializzati da Lumacorno. Porca puttana, io devo sbrucca. Hanno tagliato la scena coi Dursley. Rimini spieghino volante. Harry non fa niente di tutto questo. Cancella tutto, cancella da inizio, firma qua. Il bar Harry, cancella tutto. Harry sta dai Dursley per la protezione, quella che t'avevo detto a fine film prima. E Silente lo va a prendere. E i Dursley incontrano Silente e abbozzano. Lo guardano male perché è vestito da mago, c'ha la gonna, vabbè, e i Dursley so così. Però non si azzardano a dirgli niente, perché se rendono conto che questo è forte. E Silente fa dei pezzi clamorosi che sarebbero stati troppo belli da vedere. Proprio la soddisfazione coi Dursley. Invece i Dursley sono morti così. Cioè, sono andati a puttane i Dursley. Tipo, materializza dei calici con da roba da beve, no? E i Dursley non li bevono manco per niente. Ma che sei scemo, mago? Torna alla scuola tua! E i calici cominciano a picchiettare gentilmente sulla loro capoccetta e loro niente. E i calici si apriano sul personale e picchiettano un po' più forte. E i Dursley niente. E i calici sbroccano e picchiettano facendo schizzare tutto il giro. E i Dursley si incazzano. E Silente? Ok, li faccio sparire. Ma sarebbe stato più educato bere. E non me lo fai vedere sullo schermo! Silente versus Dursley! Tagliate le cose belle! Per mettere i filler il prescelto batte i pezzi e cameriere! Ma dai, rendemose conto! Porca troia, mezz'ora di miglio verde! Vabbè va! Lumacorno! Sta a Panerri, mo entramo! A conoscere il professor Lumacorno! Sbam!
gli sono entrati i rumeni. No, Borel, l'hanno rapito. E chi sarà mai stato? Ma perché tu hanno a Petreni? Come faccio io, no? Oh, sangue. Fin d'orrore. Fammi sentire. No, no. Capisco. Ma se mi dici cosa, magari vecchiaccio, se ci stanno le malattie là dentro. Tanto c'ho già il morbo grigio, che me frega. Tra il bordello si nota una poltrona particolare. Ma se vedo ne scarpa, buffone. Non era così. Si letto lo riconosce solo per un'imbottitura un po' strana. E infatti ho ciocca. Ai! Cattivo! L'effetto è bello, però. Mi piace. L'hanno reso bene, come si ritrasforma. T'ho riconosciuto pure per sangue de drago. Ah, ecco che era. Non l'avrei mica assaggiato, eh? Ci ho messo le malattie! Harry, ti vorrei presentare... Sally? Silly? Horace Lumacorno, un insegnante di pozioni molto bravo. E a noi ci serve un insegnante di pozioni. E quindi? E quindi niente, mangia morta mi stanno a cercare, mi sposto sempre, non voglio sapere niente. A te stanno a cercare, a me a quanto pare non me ne inculano proprio. Rimettiamo in ordine questa casa. Oggi di pochi di, oggi di ma, voi me state a frebuta. No no, è un'idea parallela. Ma vaffanculo, va. E a te se sei rimasto chi frebuter fino alla fine. Harry, te levi? Solo danni fa io. Scusi. Beh, vi lascio soli. Vado a espletare le mie funzioni corporali. Lo so che vuoi fare. C'hai sto vizietto. Non è ancora confermato, era solo un amico. Sai che mi piacciono le rarità. Oh, la gente sveglia. E mi ha portato il prescelto. Wow, cazzo, pezzo unicissimo. Speriamo sia pure sveglio. Ho fatto jackpot. Jackpotte? Ma non funzionerà! Però madonna quanto sei raro, diventiamo amici! C'è un club esclusivo, eh? Non fa parte, eh? Somigli tanto a tuo padre! Tranne che per gli occhi, ho gli occhi di mia madre, io vi ammasso tutti e mi consegno a volte molto sicuri di te. Tua madre pure, eh? Era forte, intelligentissima. Oh, una cosa proprio... Sarebbe potuta diventare una coi sorti, così me ne dava un pezzetto. E invece ha sposato un insaccato! Mio padre era bravo! Ma tua madre era meglio. Nonostante fosse una madblood, te pensa che schifo! Una mia amica è Madblood ed è la più sveglia da scuola. Ah sì? Che figata. Fammi la conosce. Gli servirà il mio consiglio. Lumacorno è un po' Varys. Preferisce stare dietro i quinte e farsi amici i personaggi famosi, capito? È un personaggio. E qui Silente spera di convincerlo. Più perché Harry è fio di Lily che perché è il prescelto, capito? Nonostante a Lumacorno piacciano le rarità e le comodità. E infatti ecco là, vicino a questa che mi manda i cioccorane e quest'altra che mi manda tutte cose. Perché si ricordano di me. Ma se te sposti una volta a settimana... Come fanno a mandarti sta roba? Perché si ricordavano di me. Finché ho dovuto tagliare tutti i ponti, ovviamente. E vivere da fuggitivius. Ma fa come me, no? Va per treni. Dici? I treni sono sicuri. E questo è Regulus. Oh, meno male hanno messo Regulus. Ero sicuro lo tagliassero sicurissimo. Però è tagliabile, cazzo, per la parte finale, ora che ci penso. Regulus era sveglio. Ma Sirius era più sveglio. Avrei voluto anche lui come mio studente serpeverde. Volevo tutti Ius, Regulus, Sirius. Però ti sei prescelto tutta un'altra categoria. Allora noi andiamo. Ti frego una rivista. Perché? Adoro i modelli a maglia. Boh, guarda, non ti dico niente. Ma allora compratela. Arrivi, te freghi le cose. Mi raccomando, un bocca al lupo mannaro. Con la tua vita da fuggitirius. Senza Harry nella tua collezione di gente fica. E senza la protezione nel castello più sicuro che c'è sta. Visto che Voldemort io gli faccio sempre viesce e lui zitto. Ciao. And I can't make it go away. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Lumacorno si convince, stranamente. Voglio più soldi e altre cose, filler. Va bene. Lo sapevo che portata avrebbe funzionato. E mi disp per la sera rovinata, Harry. Però, Harry. Cosa? Oh, Harry. Che c'è? Harry! Sta sempre a mazza la soccole! Una gara legge! No, 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 erano altri tempi, no. La rifaccio io, aspetta. Pure con le pappate!
Andiamo. Dove? Sorpresa. Splash! In mezzo allo stagno. No alla tana. Ginny è la prima che si accorge di Harry Potter. C'ha proprio il radar. Harry Potter! Nella mia proprietà! Adesso quindi è mio pure lui. Mamma, c'è Harry! Harry chi? Harry sto cazzo! Non parlarmi con quel tono! Ci ho capito, ma non mi puoi di Harry chi? Ma quanti Harry conosci? Ci schifano tutti! Siamo poveri e pro Mudblood! Harry chi? Ma chi l'ha invitato? Nessuno! È venuto a rubà. Spariamogli! Ora possiamo farlo! Dove sta Harry Potter? Oh, non sta su con te? No, sta su sto cazzo! Non parlarmi con quel tono! Se te lo chiedo! Mo se fanno il pezzo che sbucano tutte capocce, il cringe mi stacca la testa, la mia anima scende, il cringe la afferra all'ultimo e stacca la testa pure a quella. Sbuca Hermione! Why are we still here? Tu l'hai visto? No, e tu? Tu? No, tu? Gira per casa! Harry? Ginny! Hermione! Ron! Molly! Ciuchino! Sto qua, rincoglioniti! Meno male che c'è niente di valore, se no ve facevo piagne! Bella, Ginny, via qua! Harry Potter! Mi sta abbracciando! Uccidetemi adesso, muoio felicia! Però prima, chi era quella al bar? Harry no caro? La cugina di Caparezza! Ah, ok. Ma do pure te, sei più alta di me adesso. Harry caro, la prossima volta avvertici. Te stavo papà dalla vita. Tanto per in Barzenona, capito? Hai un po' di dentifricio. Ma dovrebbe far ride? Boh. Ma poi dove cazzo stanno Bill e Flair? Quel. Vabbè, Flor e Bill, uno dei fratelli maggiori Weasley, stanno insieme. E Molly e Ginny la odiano. Yeah! Harry imperterrito magia fuori casa, sì! Non la potete fa', strozzi! Cacciate sti tre! Questa è pure Mudblood! Tanta gente se sta a caga sotto e non vuole tornare a Hogwarts. Ma c'è Silente, il posto più sicuro. Ma Silente è invecchiato. Non è più agile come quando avevo 80 anni. È cambiato, fratello. Ma dai, ho solo 7.400.422.27 bis anni. Che cazzo cambia dall'altro anno? Cioè, ormai è uguale. Sempre sopra i 100 stava. Dovevano cacciarlo 20 anni fa. Ma non ci vanno in pensione questi. Ma proprio attaccati alla poltrona. Pure la McGranite, porco Giuda. Soffi? Non devi usare la magia. Gli dà una spintarella. Femore, bacino e malleolo si trasfigurano in cenere. Largo ai giovani. O emigrano tutti a Bobatox. Vecchi de merda. Oh, guarda Draco. Ciao. Piove. Senti come piove. Due donne si aggirano per dei vicoletti dritti per dritti precisi e bussano alla porta. E chi sarà mai? Andiamo a vedere. Rivediamo anche Codaliscia. Puoi andare. Mica sosservo tu. Fine della parte di Codaliscia in sto film. Le due donne si rivelano essere Narcissa Malfoy, madre di Draco e moglie di Lucius. E l'altra donna è Bellatrix Lestrange, sorella di Narcissa. Vabbè, Narcissa è preoccupata riguardo una cosa che però non dovrebbe dire. Il signor oscuro ha detto di non dirlo. E allora basta, vuoi disubbidire all'oscuro signore? Signore padrone di tutti noi? E tu? Cosa tocchi? Posa, non è tuo. Sono stata Azizoban, pena decade. Sai che cazzo me ne frega se non è mio. Boni, te dice bene che io so già tutto. Che ne sai? Il signor oscuro si fida di me più che di te. Tu sei un traditore. No, io sono la più grande spia doppio trigioclista della storia del mondo magico e babbano. Sono riuscito a prendere per culo un grande mago come Silente. Mago abbastanza abilino, forse, magari. Negare l'evidenza, na, fa sparì. Non fa come i freebooter. Possiamo parlare del fatto che sono preoccupata della missione affidata a mio figlio che può schioppare? Grazie. Dovresti essere onorata che l'oscuro signore, signore padrone di tutti noi, abbia scelto tuo figlio. Se avessi dei figli, cheat, se avessi dei figli, li offrirei volentieri. Cos'è che è uscito fuori? Bellatrix è un figlio, con chi? Con Bob, che? No, no, non c'ha figli. Quando ha fatto Argabbio? No, dopo questo pezzo. E ho capito, allora che vuol dire? Andata a casa? Boh, il giorno dopo incinta. Il giorno prima non ho figli. Il giorno dopo, 9 mesi e poi bella spavardina durante la guerra. Ma dai, cazzo, ma dai. Ma fatela finita. Andiamo avanti. È andata così o deve fare Drago? Ma non ce la farà mai. Forse gli posso dare una mano. L'aiutino dal pubblico? Sì, vabbè.
Ma veramente fate, questo è stato sempre così lente e mo dice non sapevo niente. Ho fermato Raptor perché non sapevo ci fosse il signor oscuro dietro, in tutti i sensi dietro. Non ho ammazzato Harry Potter perché sarebbe stato un suicidio. Mi piace vivere se... Ma veramente pensi che qualcuno ci crede? E tu veramente pensi che io possa prendere per culo l'oscuro signore? E che lui non si sia fatto queste domande? E che non l'abbia fatta a me soprattutto? Eh? Attenta che se dici sì è come offenderlo, eh? L'oscuro signore preso per culo da me? Comunque non mi fido di te, sono solo chiacchiere. Giuralo? Giuri in giuretto? Pronuncia il voto infrangibile. Dici col mignolino? No, quello che se lo spezzi crepi. E lo vedi? È una spia. Ok, non lo farà mai come ok. E me lo ricordo che quando lo lessi non ci credetti. Perché se lo pronuncia, o muore missione o muore Piton. E non ci credo, ambulanza, non ci credo. No, non ci credo. Stiamo parlando che muore coso. Non ci credo! È Roll che mi parla. Ma non è possibile, Piton è bravo, giusto? Io mi ricordo uscivano i capitoli in inglese tutti liccati. Vuoi tu dare una mano a Draco? Lo voglio. Puff! Un filo si forma, bianco, un torino rosso. Ma fallo rosso, ma che te costa? Ma perché ti fa così il film? Perché? Vabbè, è una strozzata, però vabbè. Magari mo diventa rosso alla fine quando si compie, E vuoi tu metterci una pezza se il Drago schioppa? Lo vuoi. Sbam, giuramento fatto. Il filo non diventa rosso, a fa culo. C'è ancora da ridì? No, no, anzi, me coglioni, a bozzo. Tiri vispi, Weasley. Oh, non l'hanno tagliato, bravi, meno male. Vendiamo tutte cose per non studiare un cazzo, sì. Meglio sanguinare, sbrattare o svenire che studiare! Approvato dal Ministero della Sanità! Harry, il loro maggiore finanziatore, perché gli ha dato la vincita del torneo Tre Maghi dei Mille Galeoni, ma tu non lo sai, praticamente sto posto è tutta roba sua. No, no, dai, gli ho regalato i soldi. Sì, sì, Harry, ma noi te diamo tutto quello che te pare. No, pago! Non t'azzarda a tirar fuori i soldi che chiami mangiamorte, eh? Ok! Filtri d'amore! Funzionano, eh? Regà, non va bene sta cosa. Cioè, ma che cos'è il Rufus? Oh! Se tu dai sta cosa a un uomo o una donna e poi si innamora di te e fa tutte cose, YouTube guarda e dico cosa, so bravo, non demonetizzarvi? È una violenza sessuale, oh! Non vendete sta roba! I filtri d'amore, questi sono scemi. E poi non ti servono, sorellina. Già rimorchi come un autotreno. Che intendi dire? Dai che esci con Dean Thomas. Poi dice Harry che è la cameriera. Com'è che si dice? Once you go black, you never come serious. Non le faccio le battute ieri col no. Per quelle, De Laurentiis da qua a parte. Ma poi dinne uno, non autotreno. Non mi serve sta merda. Brava Gina. A te magari no, ma quasi quasi. Ranno è troppo zunderino, non si fa avanti. Nebbio 7, numero magico. Pure quello mica male. No, Hermione, è sbagliato. E poi quello, che cazzo è? Pio questo, Tasce i sordi. Ma sono vostro fratello. Sti cazzi. Ciao Ron. Ciao Lavanda. Hanno messo pure Lavanda, buono. Drogon. Cazzo c'entra il drago? Fai popcorn e gardaroste. Cioè il drago che fini nei film prima te fanno vedere che sono rari pericolosi. A Hagrid non glielo fanno tenè. Lo usano per frebutare i Flintstone. Il drago venditore ambulante gna posso fa. Diagon Alley, che però non è più spensierata come una volta. Molti negozi sono chiusi e alcuni sono stati proprio rapiti. Perché non si vive bene, è diventato un clima di terrore allucinante. Voldemort se sta a piar paese. Ma no, nei treni si sta da paura. Harry, guarda quei due soggetti che cercano di fare vaghi nella maniera più naturale possibile. Il trio, chi se fa i cazzi sua, non io, segue i poveri Malfoy, che volevano solo passare una tranquilla giornata madre-figlio. E niente Mudblood. Che dobbiamo fare, gli ordini restrittivi, bus? Si imbucano Nocturne Alley. Un grande ritorno. A ridaglie con magie sinister. Harry rischia l'osso del collo, ma gioia di Voldemort. Ma riesce a Origli Spear impicciasse di quello che stanno a dì. E vediamo un armadio, che è quello dove Harry si nasconde nel secondo film. Ma l'hanno cambiato, perché Harry se lo ricorda. Te l'ho detto che quella era una vergine de ferro. Però il libro manca era uscito questo, quindi ce può fa, vabbè ce sta. I primi due film finora sono i migliori. Ma attenzione,
un uomo con la barba un po' dappertutto è nei paraggi a controllare la situation. Azzer Patrol, non lo aggrarmi, oh! E treno per Hogwarts. Luna va in giro a distribuire copie del Cavillo, la rivista di che venne il padre, e Ginny si è comprata una puffola pigmea. Oh, dai, un po' sta risalì, stanno a mettere delle piccole cose, bravi. Basta solo citarla la puffola. Poi non è che mi devi far vedere e Ginny gioca con la puffola, non ce ne frega un cazzo. Basta che la vediamo, siamo contenti. Un frame, come dicevi prima, un frame va benissimo, bra. Oh, sta risalì. Luna attacca a bottone, solo va più paglia una copia. Grazie. Paga, ma fame. Che cos'è un gorgo sprizzo? Sono stronzi forte. Ti entrano nel cervello dall'orecchio. Madonna, che schifo. E poi sprizza. Gorgo sprizzo sprizza. E cosa? La pupù. No! Ci penso io. Non si avvicina nessuno alle orecchie tue. Cambiamo carrozza. Queste ogni andata per Hogwarts parlano di cose allucinanti. Com'è andata la vacanza? Malfoy sta tramando qualcosa. E niente, con questo non si può fare una conversazione da adolescente spensieratino. E mangia morte. Sì, vabbè. Ron, ma fa incazzare, eh? So serio, guardami. Ma che ne sai? Non si è vista bene la scena. Ma Malfoy si è toccato il braccio. E che c'è sta sul braccio? Eh? Il marchio nero. Sinister si è cagato sotto. Ma dai, ma so illazioni. Ste cose le capto come un gatto. Era una cerimonia. Ma vaffanculo, eh. Drago minaccia Sinister da reggergli l'armadio. Guarda chi so io. E Sinister, azz. No, iniziazione. Vabbè, va. Fai il check up annuale al Sammungo, Harry. Il TSO. L'ha visto pure Hermione. Avevamo visto un armadio, Harry. Cerimonia. Sì, va. È un mangiamorte, fidete. Meh. Basta, me ne vado. Questa è sempre più una signorina cidina. Non è vero, ho ragione. Harry sa, sente molto Snake. E infatti, per un pezzo, lo è. Sbam flashbang. Polvere buio pesto peruviana. E che è successo? Boh, vabbè. Cose che mi fanno male dentro parte 3. Hanno tagliato il Luma Club. Porca, vabbè, va. Hogwarts, che schifo. Mi sa che abbandonerò gli studi. Come Steve Orvolo Jobs. Ti diverti, L? Blaze? Blazelle? Buona fortuna a friggi avvicini al back rolling. Oh, una valigia si muove. Vabbè, saranno le vibrazioni. Il treno trema. Tutti scendono dalla carrozza. Non vieni, Draco, amore mio? C'è pure Millie, senta, guarda. Draco prende la valigia e se dà. No, chiude la porta. Da ora questo vagone è suo. Dracoria, nazione a sé. Con una scuola tutta sua e vela di lusso. No, che vuole fare? Tana Peppotte. E che sparra da solo? Pietrificus totalus! Oh, Harry stava sopra col mantello di invisibilità! Oh, vedi, questi sono cambiamenti belli! Perché nel libro già lo sai, no? Harry si mette il mantello e si nasconde. Quante fanno il colpo di scena? Bello! Così chi ha letto i libri e già lo sa, si diverte. E chi non lo sa, colpo di scena. Figo! Così dovete fare, continuate così, cazzo, eh! No che mi tagli le robe per metterne altre che non esistono. E poi la scusa che non c'è tempo per mettere la roba non regge. Boh, caccia un fascio al prescientissimo. Oh, è un film per famiglie. Questo è per il mio papino Argabbio. Per colpa tua non posso più dire lo dirò a mio padre. Ma leva dalla caccia phrase. Buon ritorno a Babbanolandia. Oppela. Game over. Harry rimane lì, pietrificato, dentro a un vagone del treno che sta per ripartire. E se qualcuno passa manco lo vede che sta coperto dal mantello. E come cazzo farà? Arriva Tonks, perché gli Auror stanno a pattuglia là. Stanno nel regno del terrore, mo Luna. Vabbè, finite. Finite. De devasta la trama. Grazie Luna. Luna gaga. Con i spettroscopi. Oh, vedi, bastone e carote. Gli spettroscopi sono belli. Che ne sapevi fossi qua? I gorgo sprizzi. E i Nargilli? Che fine hanno fatto? Non me li nomina nemmeno, guarda. Che mero del culo. Harry e Luna arrivano a scuola. E mo Piton gli fa un culo così, dai! Tutti i punti in meno a Grifondoro. Così i compagni te odiano subito. Vitus. Va bene, perché? Perché? Chi è
questo che cammina all'indietro. Che succede? So gli Auror. Ok, ti dicono degli Auror. Ed ecco Piton, che anziché tormenta Harry, perché il libro è molto su Piton, para il culo a Drago. Luna, nella parte di Tonks, cura Harry Potter, come avrebbe dovuto fare Tonks. Ma forse, boh, stava già a fare il trono del muori, non lo so. Epis, man, quello là, vabbè, capito, dai. Crackete! Malimortale! Sto bene, grazie. Prego. Stavi meglio prima, però. Gli amici di Harry sono preoccupati, compreso Ron. Tranne qua. Qua se ne sbatte. Per dovere di trama, cambio di personalità. Ma il mio amico tuo, yes, ha salvato tua sorella, tuo padre, tutte cose. Arriverà. Bell'amico de merda. Eccolo, hai visto? Non vuol dire un cazzo se è una merda, stacce. Almeno nei film. Arriva coperto di sangue. Harry, che c'è? Pulisci dalla faccia, fai cagare sotto quelli del primo anno. Che c'ho in faccia? Madonna, ragazzi, vi presento il nuovo insegnante di difesa contro le arti cattive, sì. Di pozioni. Dai, hanno cacciato Piton. Ma no, l'ho visto prima. Magari mo se ne va, è venuto a salutare. Horace Lumacorno. Salve a tutti. C'è qualcuno sveglio di sordi? Famo amicizia. E il nuovo insegnante di difesa contro le arti cattive. 6 anni, 6 insegnanti diversi. Ma non la voglio chiude. No, vaffanculo. Piton. Finalmente Piton corona il suo sogno. Dopo anni. E dai, quindi un anno e schioppa pure lui. Silente non voleva tagliare la cattedra per farlo vive. Cazzo, ci avevo pensato. Discorso di Silente. Pigna, pizzicotto, manicotto. No. C'era una volta. C'era un ragazzo che come te amava vivere a volte morti. Che studiava ad Hogwarts come voi. Che però ha sbroccato e vuole vive forever, dominando il mondo, non come voi. Non famo che ci provate pure voi, eh? Si chiamava Tom Orvoloson. Che cazzo di nome, poraccio? Riddle. Tommasito Vinello! Che paura! Ma forse lo conoscete come Lord Voldemort. Che paura! State in campana perché è pieno di Auror. Noi vi difenderemo come meglio potremo. Ma solo voi potete fare la differenza. Non joinate il lato oscuro. Che la forza sia con voi. Ora Silente può spostare i massi. Inizia la scuola. Potte, vieni un po' qua. Aia. Ma stanno sopra cosa? Perché non fai pozioni? Non volevi diventare guardi Auror? Ho capito, ma doppia eccezionale ai gufo dei Piton. Perché quando stavano alla tana sono arrivati pure i risultati dei gufo. E sono andati abbastanza bene un po' per tutti, tranne che per Hermione. Hermione ha preso tutti eccezionale. E un oltre ogni previsione, che è il voto un po' più basso, sarebbe distinto. Mentre Harry ha preso eccezionale in difesa contro le arti oscure. Quindi Harry è più bravo di Hermione, almeno in una cosa. Tutto il resto no. E Piton non mi accetterà mai nella sua classe. Hai ragione, Harry. Non potrai mai diventare Auror, perché ha le doti deduttive de nape frizzola. Cosa ha detto Silente 2 minuti fa? Nuovo insegnante di pozioni. E a Lumacorno gli abbasta oltre ogni previsione. Con il voto oltre le aspettative. Oltre ogni previsione. E magari senza Piton che t'ha l'ità sul collo, se scopre che sei pure bravo in pozioni. Che ne sai? Tua madre era un fenomeno. E mio padre? Ciao Harry. Basita, guardala. Sta diventando una fiction Rai. Non ci voglio andare a pozioni. Mi voglio allenare per il Quinfritz. Voglio entrare nella squadra. Già sei entrato l'anno scorso, Ron. Abbiamo pure vinto la coppa, almeno quell'anno. Ah. Allora? Yeah! Yeah! Harry è con noi! Che bello vederti! E questo chi è? Ciao, sono Ron, ho 6 fratelli. 6 fratelli? Pff, sei raro. Allora io vado! E io ta vado! Tu non me lasci da solo quel mio a studiarsi! Prendete posto. Ma non c'ho la roba di pozioni, pensavo di sfangarla stanno. Vai a prendere la roba usata della scuola. Sicuro un libro di testo, titolo del film ci sta. Va bene. Ce ne sono addirittura 2. Uno seminuovo tutto bellino e un altro che pure quello zombie dei Page Master ci sputerebbe sopra. Fight. Ron vince.
perché in famiglia abituata a lottare pure per mangiare. Sette fratelli pure poveri. Ti dice bene che sei diventato spilungone? Sei te nano, sì. Un sacco di punti a chi mi dice che è sta pozione. Lo so io, lo so io, lo so io. Ormai non devo più niente, guarda. Amortensia, il filtro d'amore più forte del mondo. A ritaglia questa coi filtri d'amore. Hermione è più criminale di tre, ricordamolo, eh. Regole, regole, e apriamo a fare i piani per Fragile. Che se no quei due strozzati dal tranello del diavolo nel film 1 stavano. Damn, it feels good to be a gangster. Ognuno sente l'odore di quello che gli piace di più. Io ci sento odori di pergamena, erba appena tagliata e Tom Felton. Ma lo sappiamo tutti che ti piaceva. Brava! È una pozione molto forte. Se gliene dai un po', per esempio, a Ron Weasley o Draco Malfoy, quelli faranno tutto quello che vuoi. Ma non è amore vero. E ci accontenteremo, che ti devo dire? La banda mi sta a far pisciare sotto. Un genio. E quella pozione piccina piccina? Questa è roba seria, eh. La Felix Felicis. Esatto. Non è color oro. Peccato. Che cazzo. La pozione della fortuna è color oro, no? La pozione brucia la culo. Te la bevi e te va tutto bene per un certo periodo di tempo. Minchia, ma è pericolosissima. Cioè, se la bevo e gioco in borsa divento milionario? Tutti galeoni? Ragazzi, avrei un attimo da fare perché sto lavorando. No, no, no. La regalerò a voi gnappette. A chi riesce a farmi un distillato della morte vivente decente. E via! Tutti accaniti su sta pozione perché vogliono la Bucius de Culus. Felix Felicis. Vabbè, ma che ci proviamo a fare? La vince Hermione, dai! Insomma, sta pozione è roba seria, eh. Ma tu hai fatto la pozione polisucco? Ma pure questa. Sta al sesto anno. Però sì, voi fate più schifo di me. È mia la Felix! Famo più schifo di te? Finora, disse il principe mezzo babbano. Principe, che soggetto se lo dice da solo? Non è per questo. È mezzo babbano e mezzo sangue. Come me? Esatto. Anche se mi chiamano mezzo sangue, ma so tre quarti blood. Mio padre era puro, mia madre era mad blood. Sì, sì, che schifo, per carità. Ma mica è babbana. Sarà almeno un quarto. Io sto sopra, oh. E di chi sarà sto libro? Che è tutto pieno di scarabocchi. E parti cancellate e riscritte. Ah, quanto odio quelli che fanno così, scrivono sui libri. Tagliare il fagiolino salterino. La correzione del principe mezzo babbano invece è meglio schiacciarlo. Se mo questo si sente superiore ai pozionisti seri che scrivono i libri. Però ci provo. Oh, quanto amo quelli che fanno così e scrivono sui libri. Come ha fatto? L'ho schiacciato. Ma il libro dice di tagliarlo. Io l'ho schiacciato e guarda. Ma il libro dice di tagliarlo. Come sta, na? Ottimo. Dragrasfit. Simus, monotematico peggio di Targaryen. Hermione sta tanto così da un esaurimento Nermione. Il libro dice, il libro, così, il libro. Mentre Harry I'm so happy, lucky me. La prova finisce. La pozione d'Hermione è così così. Quella d'Harry è una cosa che proprio lascia perde. Ma sai che bello sto distillato della morte vivente. Ci può fare una serie TV. Bravo Harry. Grazie. Sei come tua madre. Troppo buono. Tranne che per gli occhi. Hai gli occhi di... Ah no no no. E dammi sta fiala. Un bel applauso. Che bello. Tutto merito mio, eh. No, di sto libro, eh. No no. Harry, ma mica starei diventando Fripp. Da un libro a un altro. Oh, il diario del Muori. Dal secondo film Back in Action. Harry Potter quest'anno riceverà lezioni speciali direttamente da Silente. E che cosa si studia? Voldemort. Perché Harry deve sconfiggerlo? Oh, Lumagorn è rimasto colpitissimo da te. Te credo, sono prescelto. Ma è rimasto colpito da te veramente? Eh? Gilderoy? Non so di cosa parla! E chiacchierano un pochetto del più e del meno. Ma non è che te Hermione... No, 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 ma che sei matto? È Madblood, che schifo! Io sono Halfblood. Che famo, un quarto blood. Tutte ste chiacchierine per farti capire che Silente e Harry hanno un rapporto speciale. Quello che ti dicevo a fine del riassunto, quello di prima. Mo stanno a cercare di recuperare un po', vabbè, ci sta. I convenevoli sì, siamo detti. È ora di studiare. Prima lezione.
L'incontro ravvicinato col tu sai che tipo. E spluffete, orfanotrofio. Ma spluffete cosa? Non è mica questo il primo ricordo che vedono. Non ci credo che hanno tagliato i Gaunt. Non ci credo, non possono averlo fatto. Merope e Orfin, i figli d'Orvoloson, che vivevano in una baracca a Little Angleton, dove c'era quel casone dove stava Voldemort al quarto film. Eh? Vabbè, può essere che l'abbiano messo dopo. It's like they're all still there. Tanti anni fa, un giovane silente andò a fare visita a un orfanotrofio diretto da una super ubriacona. Veramente, beve una cifra. Perché accadevano fatti strani attorno a un bambino. Un bambino bravissimo e bellissimo, per carità. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, ma non con famiglia perfetta. Tutti aggettivi positivi. All'apparenza. Perché torna a sto ragazzino, succedono cose strane. Ma racconta giusta. Ci sono stati incidenti con altri bambini. Cose brutte. Ce pensi lei? Ce penso io. Incontriamo un piccolo Tom Riddle. Un piccolo Voldemort, piccolo angelo. Ma quanto è nave? No. Ma che sei scemo? Ma la portare in un istituto! So piccolo, ma mica so scemo, eh! L'ultimo che mi ha detto che sto scemo è entrato felice dentro una grotta e è uscito non te dico come. Hogwarts è una scuola! Una scuola di magia! Tu sei un mago, Tom Riddle! Cazzo sta a dire! Te giuro! Ma non è vero un cazzo! Ti dico, fidati! Ok! Allora è per questo che posso spostare tutto col pensiero. Faccio fare a chi mi pare quello che mi pare. Se scrivo entro 40 secondi i dettagli, no! Posso farli soffrire se voglio. E te che sa fa? Drake Rasfritz silenzioso. Becca sti spicci bus. No, la roba mia! Sicuro che è tua? Non si ruba, Tom. Ma questi non l'ho mica rubati. Sono più trofei. Yorcruxini 1.0. I miei tesori. Pure Gollum parlava serpentese, ci sono arrivato adesso! Mi piacciono le cose materiali, fammi causa. Non si fa! Ok, scus, Silente Senpai, scus! Ha cambiato atteggiamento! No, so bravo, ti giuro! Silente se ne va. I serpenti si avvicinano. Aspettai, eh. Mi sussurrano cose. Vedo la gente Mad Blood. Perso il collegamento? Ma insomma sei Watari. Chi? Van giro porfanotrofio a piattegeni, ma un po' di VPL. Chi? È il mago più cattivo di tutti i tempi. Ci ha portato te. E vabbè, ma che ne sapevo, ero un ragazzino. Che durante il periodo scolastico fece tutte cose belle e si distinse. Perché era bello, intelligente, simpatico, affascinante. Te la ricordi la targa del secondo film? Sì, ma ha dato la colpa a Hagrid. È ingiusto. Revocategliela qua la targa. Ancora la sala trofei sta. E si avvicinò particolarmente a un insegnante. Indovina chi? Piton? No, ma che Piton, è troppo giovane. La McGranit! Lumacorno, sì. Per questo l'ho chiamato qua. Non solo per salvargli il culo, ma anche perché ci serve un ricordo suo. Ma che lui non me vuole da. Però era un sacco affezionata a tua madre. E tu sei il figlio di tua madre. Fallo a convince! Ce pezzo io! Missione di infiltrazione, dai! Giusto? Sì. Ma starà mica facendo la stessa cosa che ha fatto con Piton? Spia di magia morte, io spia sua qui a Hogwarts. So Piton 2. Sì. Cambio scena. Questi volano. Solo Voldemort è abbastanza fico da volare, vabbè. Sì, spaccava la scuola! Hai la cappuccina! Malfoy, l'infiltrato de Voldy però, è de Departed veramente, de Deparcrux, scopre un armadio, quello che avevamo visto prima. Ma stava da Sinister. E infatti là è rimasto. E là deve rimanere. Non so capire. Quiffin! Con un filtro triste, pure qua. Tutto cupo sto film. Ma sti pezzi mettili come i vecchi tempi, no? Non la depressione ogni volta. Tiè, guardalo. Guardalo! Però Ron è diventato portiere della squadra di Quinfritz. Già dall'altro anno che ha preso il posto del Baston. Bla 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 bla. Regà! Pissi. State a sentire? Ragazzi nostri. Date retta al prescelto!
Grazie. Anche se l'altro anno stava di squadra, mo so io il capitano. Che pure Angelina. Ciao. E a me frega un cazzo. Voglio vedere come giocate. Ma giocavamo con te pure l'altro anno. Non mi ricordo. E poi Fred e Giorgi, i battitori, pure quelli si sono dati. E pure i ricercatori, devo rifare la squadra. Conosciamo Cormac McLaggen. Piacere, selezione portiere. T'ha detto culo che l'altro anno non ho partecipato. Ma ora quel posto è mio. Modestamente, bacio ai pupi. Sto pure nel Roma Club. Sì, sì, ma io so veloce come una mangusta. So più bravo. Ma pure io me la cavo. Te frego pure la Mad Blood. Dai, Eron. Mi impadronirò della tua vita. Voglio tutto quello che hai tu. Il ruolo da portiere. Hermione. Chiamerò Molly mammina. Bella. Ma che... Partitella dei Quimbriz. Tutti bravi. The comrades I've lost won't stop hurting. Forse tutti no. No, Ron! Ron para 5 rigori. Cormac 4. Perché? Confundus. 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 Mazza carietta qua fuori. E così Cormac ne sbaglia uno. Cosa? Aladra! Non è una cosa bella, eh? Se questo doveva vincere lui! Però è stronzo! Ma ho capito! Ma non vuol dire un cazzo! Qua se deve vincere a Quinfritz! Ron raccomandato di merda! No, ma è importante anche l'armonia della squadra! E questo è un altro discorso, se ne può parlare! Ma così non va bene! Hermione italiana media! Derubamo Cormac. Oddio Ron, che bello, che bravo! Lavanda regolate! Stereotipata over 8000. La citazione vera è 8000. L'ultima è stata difficile da parlare. Sono andato di qua invece era di là. Ma con un gesto tecnico incredibile. Ho capito Ron! Se vanta pure questo! Per una volta che posso! Comunque gli piace a Cormac, è il mio. Ah, ecco chi era quello. Era Cormac quello dentro al negozio di Will. Sì, di Will, sì, e Grace. De Fred e George. È spregevole. Spregevole. Parli te, parli Aladra! A Mad Blood! Sporchi Mad Blood! Ci rubano il sangue, la magia! Po' troppo! Ok, scusa. Regà, conoscete sti incantesimo? Sec tu sempre? Ma che è l'incantesimo piercing? E posa quel libro, Harry! Non capisci di star diventando un freebooter! Ma chi io? Ti prendi i meriti del principe mezzo babbano! Non sei tu quello bravo! È il principe quello bravo! E manco lo citi! La gente ti dice bravo e tu pure grazie! Come i freebooter sei! Vergognate, sei come Gilderoy! Ma che te frega pi like! Sei il primo della classe! Ron, mi stai simpatico, ma devi stare attento a quello che dici. Per l'umacorn è un genio! Il principe è un genio! Fammi vedere. No, no. Devo fare ancora tutti i miei mini, gli frego l'idea! Ci devo studiare! Dammi qua! Ginny, traditrice! Dovremmo essere una squadra! Io sto con Dino! Ah, giusto. Per adesso. Caro diario. No! Di proprietà del principe mezzo babbano, mezzo sangue. E chi è? Tu sei mezzo sangue, Harry. Ma non penserete che... Ha fallito! Non l'ho scritto io! Io sono il prescelto! C'ho già il soprannome figo! Ti chiami principe! Da solo! Sua Altezza! Plot twist al più basso! Harry riprende il libro e se ne va. E queste se guardano e ridono. Ma che dovrebbe significare sta scena? Che credono che Harry abbia scritto principe mezzo sangue? Boh! Veramente... Boh! Harry potrebbe separarsi quando vuole da quel libro. Lo leggo un altro po'. Un altro po'? Harry a canna! Te lo porti pure a letto! Ti manca ciò! Non è vero! Sempre visto su quel coso! Perché non esistono ancora gli smartphone, sì! Se no, Non si possono usare dentro la scuola! Ragazzi, ho fatto delle ricerche! È ovvio! E non c'è traccia di nessun principe tra i maghi! A posto! Tranne di una che si chiamava Alien Prince! Una! Ma il principe è maschio! Vabbè, ma vedi, sarà uno che sa la settima galla! Cammina, cammina, incrociano l'umacorno. No, vabbè, Vitus! T'offro uno sciottino! Sì, chi lo finisce? Via con lo spionaggio! Harry, dai, un pomeriggio solo a cazzeggiare! Uno!
Seguivo Lumacorno! Che vai tra i manici di scopa, dove c'è pure Malfoy. Cazzo te guardi? Cazzo te guardi te? Il pub è pieno di gente, compresa Ginny. Codin. Harry sente qualcosa che gli mangiucchia il cervello, ma non sa bene cosa. Sai, Gorgo Sprizzi, esistono per davvero? Si stanno solo tenendo per mano. È solo baciando. È solo a spogliare a mezzo al pub. Ammazzatina, allora so vere quelle storie. Andiamo via! Ma va, è una donna, ha diritto alla sua vita. Oh, la burro birra. Cazzo, me la immaginavo esattamente così. Gialla, ma no come la birra. Sembra più una cosa dolce. Gli sta. Bravi questi che fanno le robe effetti speciali o ste cose. So bravi sti film. La sceneggiatura. Ma ste cose. Vabbè, dove eravamo? Ah sì, ma va. Se guardasse qui e ti vedesse sbaciucchiarmi, pensi che se ne andrebbe via. Ci devo provare. No, ma cosa vai a pensare? Capisci in cazzo, nonna. Harry, che ci fai qua? Bevo. Bravo. Oh, t'ho sozzato il mio. Ma tanto eri già sporca Mad Blood. Cosa? Sto scherzando. Ci devi scherzare su ste cose. Diglielo, Vidus. Fanne la tua armatura. Mai dimenticare chi sei. Vabbè, levate. Harry, è con gioia che ti invito al mio Luma Club. Oh, c'è sta il Luma Club allora. Vuoi venire pure te, mio? Sei Mad Blood, ma sei anche la più svegliata a scuola. E per me conta di più questo. Beh, grazie. Vengo pure io? Io non la conosco. Ma come ce l'ho davvero? Me l'ha chiesto Silente, sono una spia. E tu? Me l'ha chiesto Silente! Dai! LOL, pari l'uomo del Monopoli, il mio! Oddio, che vergogna! Oh, che c'è? Scusa, che te la sei presa? Ma che so sti frame ogni tanto dei 5 secondi de muto con le faccette veramente alla Boris? La battuta è che c'ha i baffi de schiuma. Veramente? Stiamo a questo? Camminiamo! Che ti sta buona con quel pacchetto? L'ho trovato io, mo frego io. Staro si chiama, eh? Ha sentito prima, Ermione? Che dici, ci provo? Eh? Guarda che te sento, scemo! Vieni qua, i velini miei. E se divertono, un po' di relax. E basta. Che c'è, mo? Firmo pure io per Twilight. Cedric, arrivo. E vabbè, hanno tagliato pure il pezzo de Mundungus. Qua c'era pure Mundungus. A vende la roba de Sirius. Capito? Sirius è morto. E lui appena morto gli ha saccheggiato casa. Harry sbrocca proprio. Io levano dai mani. Se no lo mettevano alla tomba con Sirius. Vabbè, però era tagliabile. Però per fate capire che da mo che gira Mundungus. Ma hanno detto che c'è nel settimo film. E meno male. Non c'è tempo per ste cose. Perché? Katy Bell sta a Pettera. Ma no! È la cercatrice che avevo appena preso. Te l'ho detto dal secondo film col platano che porti sfiga, Harry. Una maricchia palla, dai. No, buoni tutti. È possedutissima. Fermala un po' con piede, fermala. Katy Bell per aria. Katy? Katy Bell? Katy Jingle Bell? Jingle bells, jingle bells. Bella scena! Me so cagato sotto! Resa benissimo! Ma perché se sapete fa ste cose? Poi me fa di... Le faccette basite! Hagrid si offre di portare Katy a Hogwarts. Che con ste gambottine ci metto niente. Vabbè, allora il pacchetto me lo frego io. Non toccarlo! Solo la carta che l'avvolge. Ma a sto punto leviosatelo, no? Siete maghi! Non lo dovete toccare per forza! No, rischiamo la vita! Ok! Gliela fa, non si sa come. E si scopre essere una collana maledetta. Collana maledetta. Katy l'ha trovata nel bagno dei tre manici di scopa, ma non era destinata a lei. E per chi era? Per il professor Silente. Il preside Silente. Il preside Silente. Ma che ci fa Silente con la collana? Sono solo dicerie. Era solo amico di Grindelwald. Lui sta con me, non sono a copertura, no no. Puoi andare. Come mai? Quando succede qualcosa, ci siete sempre voi tre.
Brava McCredit! Oh, vedi, vedi? Lo dice pure lei. Perché siamo i protagonisti. A chi cazzo te lo succede le cose? A Gazza? E dai un po'. Oh, Severus! Che dici? Che a Katie gli ha detto culo. Questa è roba proprio brutta. Katie è brava! Non farebbe mai del male a Silente. Sì, è stato un incantesimo. È stata imperiata! Imperius! Perché non dite le cose come stanno? Poi Imperius non lo dicono mai. Ma che al quarto film, Krum è stato stregato. Imperio! È stato Malfoy! L'ho visto io! È andato al cesso, l'avete visto? Al pezzo che cazzo te guardi? Che cazzo te guardi te? È un'accusa molto grave quella che fai, Potte. Hai delle prove? Le prove? Ma che davvero, le prove? Le prove so che in 6 anni, compreso questo, quando dico una cosa, si rivela essere quella. E voi non mi credete mai, dai tempi dei Raptor! A meno che lei non sappia qualcosa che non sappiamo, con Draco. Come i tempi dei Raptor? Epiton? Perché i guai capitano a noi? Perché siamo l'unici in questa merda di scuola che capiscono quando succede qualcosa che non va! Vecchiacci de merda! Vecchiacci de merda. Sì. E poi parli te, parli che ogni volta che fai visita a un paesello i vicini si trasferiscono. Non è la signora Fletcher, Harry? Ascus? Supposizioni. Quanto ti piace essere il prescelto, eh? A voi è bellissimo essere un orfano che rischia la vita ogni anno condannato a morire o essere assassino, eh? Ti piace proprio, eh? C'ha dei begli occhi però, Piton? Tornate nei dormitori! Namo, Harry! Sta buona, stiamo a fare chierite prima. Namo! Vabbè. Ron è preoccupatino. Perché Dean potrebbe cogliere il fiore della sorella? Sta zitto! C'ha ragione. Bisogna odiarlo. Si chiama razzismo? Perché sta con mia sorella! Allora va bene. È dovere di un fratello odiare tutti quelli che ci provano con la sorella. Harry, se tu ci provassi con mia sorella, Harry, ma to... andrebbe bene! Te venderei a Voldemort più velocemente della mano d'Ermione che scatta in aria per qualsiasi frase finisca con un punto interrogativo, Harry, ma to... Pork? Ma perché ci provano con mia sorella? È un mistero, eh? Forse perché è spiritosa, ma anche intelligente. Anche lei sta nel Luma Club, infatti. Lumacorno l'ha notata. Oh, tutti tranne me! Eppure bella! Cosa? Ecco, ha una bella pelle. Cosa? Vorrei indossarla. Non aprite quella botte. Ma che cazzo? È una bella pelle. Ma che è, oh? Spot Nivea. Beh, ma anche Hermione, eh? Per essere una nata babbana, ha una bella pelle. Perché stiamo parlando di pelli? Che siamo conciatori. Ti piace Hermione, Ron? Ti piace mia sorella, Harry? Dormiamo! Buonanotte! Luma Club! La creme della scuola! Fide papà e gente da strada, ma forti! Rivediamo Cormac! Blaze Zabini, l'amico de Malfoy, con la madre famosa e bella, che si è sposata 7 volte! Guarda caso sempre sto cazzo de 7! Ma mannaggia, i mariti sono tutti morti! E Belby, il cui zio ha inventato la pozione antilupo! Becca sti zellini, bus! Come sta tu, zio? E chi lo vede mai? Siamo quasi estranei! Fuori! Ma non mi sei utile! Oh, ci stanno pure le gemelle The Shining! Ecco perché si teletrasportavano, si smaterializzavano nel film, eh? Eppure Ginny, come t'ho detto, perché tutto questo succede nella carrozza d'inizio film. Solo che fanno le cose dopo. Ma va bene, Bale, guarda, basta che ci lo metti, sono contento. Ginny c'ha 2 occhi come il rospo di Neville. E infatti c'è pure Neville! Nonni? Per via dei genitori, che erano auror forti. E magari pure lui, eh? Non si sa mai, un po' di talento, eh? Tenemo solo buono. Ciao, Ginny! Ginny! Ciao, Ginny! Come, sta tutto a posto? Ti serve qualcosa? Oh, sono educato, c'è una signora, mi alzo! Cazzo, guardate! Abbassato lo sguardo, dinanzi al Chosen Oneissimo! Scus! Sa dentro se sono ribartate le situazioni tra Andy e Ginny. Harry classico tizio che quando il giocattolo ci gioca qualcun altro se rende conto. Però vabbè. Blum blum. Madonna, questo che burino. Oh, finiscono ogni scena con una sottotrama comica del cazzo. La cena finisce. Ed è questo il momento. Bisogna concludere la missione di Silente. Il ricordo dell'Umacon. Si va in scena. Che bella mezzolina dei trofei! Beh, beh, modestamente! Dai che ci finirei anche tu, mio piccolo Potte! Come Tom? Oh, mi scusi! Voldemort?
anche Voldemort era su questa mensolina, vero? Beh sì, fino a che non è diventato cattivo, eh? Che tipo era? Era bello, intelligente, affascinante? Lo studente migliore del Giappone? Era bravo e non c'erano indizi sul fatto che sarebbe diventato così cattivo? Siamo sicuri che non c'erano indizi? Non è che le ha chiesto magari spiegazioni su come poter creare i manufatti magici più oscuri della magia oscura? Gli Horcrux? No, 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 non so un cazzo, non voglio sapere un cazzo, non c'entro un cazzo, bussa via! Ma professore! Harry, non ti metto sulla pezzola, sa? Giornata del Quizfriz! Ron non si sente molto bene. Perché Ron è così? Un giocatore discontinuo. Se sta in partita, te para tutto. Perché Wesley è il nostro re! Ma se non sta in partita, ogni due ne sbaglia tre. Wesley è nato in un bidone ed è pure un po' coglione. Gli manca la fiducia a se stesso. Regà, sto tosto mi guarda. Non cominci a sbroccare, eh? Tiè, bevi qualcosa. Ops, mi è scivolato. Un po' di liquido color oro nel succo di zucca. Che sbadato. Ma che è la droga? Drogato. Cazzo, sono modici dell'una. Da quello che ho capito, sto cappello l'ha fatto l'attrice. Un genio. Bra, grazie. Comunque, oh! Harry vuole dopare Ron. De Felix Felicis. Non ho idea di cosa parliate. Chiamate la FIQUA! No! La Federazione Internazionale Quidditch Association! La FIQUA! Vabbè, magari tagliamola. E mio, due firme fa dicevi come un tipo fisico! Non mi giudicare, eh! Non la bere, Ron! Non è sportivo! Francamente... Sti cazzi! Alla salute di Lance Armstrong! Come stai? Benissimo. Namo Harry. E dai cazzo, fomentatissimi. Dai che spacchiamo addosso. Serpe verde contro Grifondoro. Serpe verde tira. Ma do cazzo annate. Run the wall. Sì, o non vale! Annullate la partita! Dissennatori, Auror! Avatate il guardaline! Hermione culone! Hermione culone! Sto perdendo la voce per fare sto riassunto, raga. Se sta a sentire la voce mia che cala. So due ore che parlo, devo tagliare tutto. Hermione, che cazzo applaudi, sta barando! Grifondoro vince! Tutti acclamano Ron! Ma Lavanda più di tutti! Lavanda stasera vuole concludere, eh? Sì, ma non me sta bene sta cosa, eh? Te credevo migliore di così, Harry! E ti sarai confusa! Confundussusa, eh? Era diverso! No! Non è diverso, ma come niente! Come quando ti dicevo catturamo Minus al terzo film! E tu non possiamo interferire! E poi ti risassi e ululi! È diverso! No! Stacce! Anzi, sì, perché non gli ho dato proprio che incazzo! Ma allora, gli serviva solo un po' di fiducia in se stesso! Yeah! Oui! E poi che la spreco per Ron? Ho vinta io, con le mie forze! No! Comunque so contenta che sia andata ben... Harry ride. Che cazzo te ridi? Non ride manco per niente. Pensa, oddio, il bordello. Hermione, calmate. È l'euforia. So, ragazzi. Hermione? Hermione se dà e va a creare la vita in giro. La scena degli uccelletti, ah. Ma sti piccioni? Un incantesimo! Ma dai, pensavo avessi saccheggiato una voliera! Occhio che te cagano in testa, eh? Insomma, ti piace Ron? Insomma, ti piace Ginny? Eh già, arrivano Ron e Lavanda che se volevano un frattà. E che cazzo? Come andiamo? Un punto! Un minuto di silenzio per i canarini kamikaze. A me sta cosa che crea una vita e poi spiaccicano contro i muri non mi sta bene! Ma che sei scema? Avada che da! Devo andare a pomiciare, ciao! Hermione piange sulla spalla di Harry. Ah, anche se Hermione non si farebbe vedere mai così, ma si rinchiuderebbe dentro la stanza. Ma qua i buoni sentimenti galoppano peggio degli ippogrifi e famola passare. Lì
L'inverno è arrivato. Ron e Lavanda hanno deciso che vogliono limonare in ogni parte di Hogwarts. Draco fissa l'orizzonte. Ron è super preso da Love. Come la chiamata? Love. Io la chiamo così. Tasci tua frate di a te per te ste cose. Ma Hermione non importa. Ma è passata. Gli è passata. Oh, io ho mandato per Cioccorane Grum. Te pare che soffro per Ron buon partito Weasley? Harry è nel mezzo, costretto a sentire tutti e due. E non gliela fa più. Vabbè, visto che Ron sta avvinghiatissimo alla Lavanda, è impossibilitato. Andiamoci io e te alla festa dell'umacorno. Che darà per Natale con tutti i vippese della scuola? Porca, perché non ci ho pensato io che sono più intelligente di te? Già ho invitato qualcuno. Chi? Lascia perdere Harry, non voglio manco rischiare pensacce. Dovemmo rimediare a qualcuno per te. Ah, vedi quella? Romilda Vane, grande. A me questa nei libri mi faceva tagliare. Ci provava proprio strutturatamente con Harry. Cercava di rifilargli i filtri d'amore. Però ispirava simpatia perché c'aveva proprio la faccia tosta. Però è carina, oh. Lei ti vuole bene solo perché pensa tu sia il prescelto. Ma io sono il prescelto. Oh, dice pure lui. Grande Harry, devi darti delle arie. Devi essere umile. Scusi, inviterò qualcun'altra. Ma fica. E chi è sta fica? Luna Lovegood, vestita da albero di Natale albino. E parlano di cazzate. Questa è sonnambula, lascia perdere, te lo dico io la roba vera. Lo scoop vero. Il ministro della magia, Rufus Scrigemore, è un vampiro. So dici te. Malfoy intanto continua a sta dentro sta stanza con st'armadio. Ma gli serve sta stanza. La necessita. E prova i numeri di magia. Mi pare giusto. Ci mette una mela. Bibidi bobidi boo. Puff. La mela è svanita. Armonia nec telepass. Telepass. Puff. La mela ricompare. Tipo il numero di maghi che vallette. Ricompare mozzicata. Scusa Light, sono stato io. Stupido scinicano. Torniamo alla festa. Una roba de lusso. Tutti si divertono, bevono e ballano il cia-cia-cio. Neville è stato promosso a cameriere. Perché? Perché stai lavorando per l'umacorno? So crediti in più! Non esistono i crediti a Hogwarts. Harry ormai è investigatore vero. S'allena da futuro Auror. E ciocca qualcuno dietro una tenda. E se deve andare a impicciare, per forza. C'è i geni della sora impiccetta popo. È Hermione, sono sempre loro tanto. E che cazzo che sia? Che ce fa qua, giovino? Cormac c'ha più tentacoli del dio abissale. Cormac ha invitato! Ma come, prima lo confonde col Cuffundus e poi posso invitarti? Per far rosicare Ron! Ma manco c'è Ron! Tartina? No, grazie. Tanto meglio, da una litosi da spavento. Allora che cazzo ce l'ha detto a fa? Ma chi cazzo sei? Ma che cazzo sta a di? Ma levati! Basta aggiungere ste stronzate e leva la roba seria! Tipo i ricordi di Tom Riddle! Dove stanno i ricordi? Eh? Stiamo già a Natale e abbiamo visto solo mezzo ricordo? Stiamo quasi a metà film e mi sto a preoccupare! Io non lo so! Io servo ai tartine! Vabbè, le magno io, così Cormac magari gli passa la fantasia. Parli del diavolo e spuntano le Cormac. Oggi proprio, sto un po' azzì. Dov'è la mia dama? Purtroppo l'hanno appena rapita ai mangiaporte, perché è nata babbana. Ho provato a fermarli, ma poi ho detto sti cazzi. Mi dispiace. Ti rifarai una vita a mangiare questi? Buoni! Seguirò questo odore forte. Azz. Arriva pure Piton. Ma quanti ci stanno dietro sta tenda? Cormac sbratta. Io, questo non è Harry Potter 6. È un'altra cosa. Cioè, Harry Potter 6 c'ha la scena, la festa dell'umacorno. Poi quello che succede dentro è tutta un'altra cosa. Qua parlano di Harry, di quanto sia diventato bravo in pozioni. Perché sto libro gira tutto intorno a sto libro. E Piton inizia a sospettare. Ma c'hanno ragione. Ma che ce frega. Sbagliate a dire che sia brutto. Ecco perché mi diciate che è brutto. Sbagliate.
Volevate che mi arrabbiassi, eh? E invece non mi arrabbio più. No. E non vi dico nemmeno che i primi due film sono migliori. E guarda un po', aveva scelto il primo regista, Harry, Drago, tutti sti personaggi che ci piano. E voleva pure fa gli occhi verdi a Harry. Solo che questo è allergico ai lenti a contatto. Sì, ho capito, ma gli occhi di tua madre c'ha parroni. E voleva metti dentro Hermione, come avevo detto io. Ci sarà un motivo. Se n'è andato quel regista proprio per declino. Oh, ma se vede proprio testimonianza dei video il declino di sti film. E che i primi due film avevano tagliato delle cose, ma cose tagliabili. Non aveva aggiunto la merda per levare cose, oppure cambiato cose come qua. Non mi arrabbio. No! Commento mio del film fino a mo'. T'ho beccato! Levami le mani di dosso, lurido magolo! Io sono la giustizia! Drago, e che cazzo? Piano che le parole? Questo te sgozza, eh? Come ogni festa VIP se che si rispetti, c'è sta l'imbucato, Draco Malfoy. Che gli famo? Terminiamo la casata? Ci penso io a lui! Vabbè. Drago e Pluton parlano in privato. Pensano loro. Magari ho fatta la cazzata, ma la missione è mia! Lui l'ha affidata a me! Soltanto io ne sarei stato capace. Sono consapevole del fatto che uccidere sia un crimine. Tuttavia nel mondo continua ad esserci ancora del sangue in marcia. C'è ancora troppa gente corrotta. Di che cazzo sta a parlare? Stiamo sulla stessa barca. Ho fatto il voto infrangibile. E? E? E sti cazzi sto cazzo. Sono perfettamente in grado di farcela da solo. Gli avversaspecchi scivolano. Sono stato scelto dal quaderno. Fatti aiutare. Diventerò il padrone di un nuovo mondo. Fatti aiutare da uno bravo! E te fa sentisci! Ma Harry ha sentito tutto! Cosa sta facendo Draco con sto armadio? Piton, da che parte sta? Il principe mezzo sangue è un mago poi diventato rapper? E perché tagliano tutti i ricordi tipo i parenti di Voldemort per mettere gente che sbratta e cameriere che ci stanno con minorenni occhialuti? Tutto questo nella seconda parte di Harry Potter 6, che sarà uno spiegone continuo, porca troia! Li vendono i fegati su Amazon, me ne servo 7. Fine parte 1, che è la parte corta, ragazzi. La parte corta. In 7 giorni Dio creò il mondo. In 7 secondi io ho distrutto il mio. Ho fatto una cosa molto brutta e non sarò mai più lo stesso. Non puoi chiedermi questo. Fa quello che mi hai promesso. Che hai intenzione di fare?